È iniziata l'avventura della città dell'Aquila al meeting delle città creative, Creative Cities UNESCO, in corso di svolgimento a Fabriano e che proseguirà sino al 16 giugno. Una vetrina importante per raccontare l'Aquila in modo corretto attraverso diversi filoni come identità, cultura, innovazione, creatività e conoscenza. Il tema principale del padiglione Rinasco è come le città rinascono dopo eventi calamitosi, ha spiegato il sindaco, e l'Aquila è l'unica città europea nel padiglione, accanto a città come Kobe, Aleppo e Haiti. La Fondazione Merloni e la Magna Carta hanno subito creduto in questo progetto. Credo che questo invito, innanzitutto una responsabilità dell'Italia nei confronti del mondo che è rappresentata dall'Aquila e dunque rinnova lo spirito del G8. Questo dobbiamo ricordarcelo quando ci sono eventi come l'UNESCO, ma se lo devono ricordare anche i legislatori e il governo quando c'è da fare qualcosa di concreto per aiutare questi territori. E la responsabilità dell'Aquila va letta nel territorio vasto, quello dell'Appennino e delle zone interne. A studiare la partecipazione della città dell'Aquila al meeting è stato un gruppo di lavoro eterogeneo formato dalla sovrintendenza, dall'ordine degli architetti, dagli enti accademici rappresentati dal professor Graziosi, coordinati dal dirigente comunale della ricostruzione privata del comune Roberto Evangelisti, che è di Fabriano. In questa vetrina internazionale a Fabriano l'Aquila è in uno spazio di 30 metri. Il Munda ha fornito le guide. Una città che vuole esserci, che sta rinascendo, e di una città, come spesso io sto dicendo in questi giorni, contemporanea, cioè una città dove il futuro sta accadendo, dove noi stiamo riallacciando quella che è la nostra memoria del passato, facendo riemergere molti capolavori che comunque hanno accompagnato quasi inconsapevolmente la nostra vita precedente al sisma, con tecnologie di avanguardia, quindi anche il nostro passato sta risorgendo proprio attraverso il futuro. L'architetto Luca Carosi ha illustrato il progetto di comunicazione che vede tre video simultanei proiettati nel padiglione attraverso tre passaggi: le origini della città, la visione centrale con il presente e il futuro, una parte dedicata non solo alla città e ai monumenti ma al futuro, alla conoscenza attraverso l'università, il GSSI, i laboratori del Gran Sasso, la sperimentazione della fibra ultraveloce e tanto altro. Una visione ancora non attuata, ma quello che si sogna debba accadere. L'uscita dal progetto di comunicazione è rappresentata dalla Porta Santa, che è un ingresso ed un'uscita.